Grazie a tutti voi. Buongiorno, e nel porgere i saluti dell'amministrazione regionale, chiaramente è qui in quanto ha l'onere e l'onore del capofilato per l'ambiente in seno alla conferenza Stato-Regioni, ringraziando molto gli organizzatori di questo importante evento di comunicazione e confronto. Permettetemi di rammentare brevemente l'importanza che l'attività di monitoraggio riveste per chi istituzionalmente ha delle dirette responsabilità nella pianificazione e nella gestione del territorio ai fini della tutela della biodiversità e della sua conservazione. E mi riferisco in primis anche a tutti gli adempimenti che discendono dalla Rete Natura 2000 e dalle direttive Habitat e Uccelli. Il monitoraggio e i suoi risultati evidentemente hanno un intrinseco valore scientifico, e però devono essere visti assolutamente come la base conoscitiva che ci permette di operare delle scelte corrette e di avere quindi un approccio laico e non emotivo, nel pieno rispetto del ben noto principio di precauzione. Infatti noi ci troviamo spesso a valutare, e mi riferisco a tutte le procedure valutative, non solo alle valutazioni di incidenza, evidentemente piani, programmi, progetti e attività, e talvolta dover definire anche i contenuti di misure di conservazione generali o sito-specifiche di piani di gestione. Quindi il monitoraggio come base conoscitiva che ci permetta di fare dei ragionamenti assolutamente concreti e nella assoluta laicità che deve avere la pubblica amministrazione. L'auspicio è quindi quello che tutti coloro che si occupano di tale tema, che è un tema estremamente complesso, e in primis i ricercatori, siano sempre consapevoli, e il mio pensiero a quello che dovremo fare da qui al 2018, che il monitoraggio verrà tanto più riconosciuto nella sua importanza, soprattutto anche dal decisore politico, quanto più si potrà dimostrare e comunicare che questo costituisce ed viene concepito come effettivo supporto al processo decisionale della pubblica amministrazione. In un paese, è stato detto ampiamente meglio di me, che evidentemente ha un elevatissimo livello di biodiversità e laddove spesso risulta difficile contemperare le esigenze socio-economiche con le problematiche di conservazione di specie e di habitat. A maggior ragione in quelle situazioni in cui non abbiamo un'efficace cognizione della dinamica evolutiva di specie habitat quando sottoposte a determinati fattori di pressione. Quindi la reportistica di cui si parlerà diffusamente in questi giorni, come è stato ben detto, è frutto di un amplissimo lavoro di ricerca che ha visto la sinergia tra regioni, province autonome, comunità scientifica, con la regia, il coordinamento e il lavoro di Ministero e ISPRA, e tra l'altro vorrei che non dimenticassimo anche il prezioso lavoro che certamente è stato fatto da moltissimi attori territoriali e scientifici anche a livello del tutto volontaristico. E questa corposa messa di dati però evidentemente è come se avessimo costituito un bianco, diciamo, che va implementato e aggiornato nella appunto prospettiva del 2018. A maggior ragione, laddove ho visto nelle ultime linee guida che ci avete comunicato, viene richiesto, e viene richiesto anche dall'Unione evidentemente, che l'attività di monitoraggio non si limiti a reperire i dati in relazione ai siti della Rete Natura 2000, ma si estenda a tutto il territorio italiano. E questo ci porta a un problema che è ineludibile, ed è un problema di cui certamente dovremmo parlare, che è quello delle risorse finanziarie da dedicare a questa attività, nel senso che implementare, aggiornare, sostenere un sistema di monitoraggio comune a livello nazionale vuol dire impiegare risorse umane e finanziarie che sono, in un momento in cui il Paese presenta molteplici urgenze, assolutamente difficili da reperire. Tra l'altro ricordo, come molti di voi sanno, che non è assolutamente semplice reperire queste risorse nell'ambito dei fondi comunitari e strutturali, perché talvolta con qualche scamotage riusciamo ad agganciare fondi per un monitoraggio di tipo del tutto settoriale, ma non certo per attività estese e complete. Quindi il tema delle risorse è un tema che personalmente, come dirigente dell'amministrazione regionale, mi preoccupa moltissimo, e penso che sia anche nei pensieri dei colleghi e del Ministero, laddove dovremo in qualche modo far fronte a una richiesta pressante dell'Unione Europea che su questo non ci fa certamente sconti. Vi ringrazio dell'attenzione.